non c'era niente da scandalizzarsi se Renzi faceva la riforma elettorale dopo averci trovato in vano pomeriggio con Forza Italia, mi sono beccato del renziano. Perché inizialmente l'inziano cercavo di ragionare, ci serve la legge elettorale? Sì. Ci sono i numeri perché la faccia Renzi da solo? No. Io gli ho detto di no, esatto. E allora che deve fare? Perché i partiti la legge elettorale la vogliono fare per salvaguardare i loro accensi. Quindi se mi fai ricattare dai partiti rendendoli indispensabili nel fare la legge elettorale, era come una legge elettorale che ci dà un sistema ingovernabile. Era ovvio che la doveva fare con i partitoni, anche perché i partitoni rappresentano tanta gente, mentre i partiti rappresentano poca gente. Hanno diritto di tribuna, il Parlamento non deve stare fuori nessuno, e come la vedo io, possono avere la stessa voce che quello che hanno i partiti grossi. Quindi io, fino a quel momento, mi sono attenuto al principio di stare a vedere e di giudicare i fatti. Il metodo mi sembrava corretto, l'ha proposto per la prima, poi l'ha proposto per la seconda. Il metodo era correttissimo. Poi è venuta fuori la gente, dice, ma la scritta Bertini, la scritta Berlusconi, la scritta... Chi se ne frega? Vediamo la legge elettorale, no? Abbiamo visto la legge elettorale che è una cagata pazzesca. Non perché la scritta Berlini, la scritta Renzi, la scritta... Perché è una cagata in sé. Io non so se qualcuno di voi ha visto il servizio pubblico ieri sera, a parte le persone sono intervenute, io non vorrei ripetere le cose che ho detto ieri, ma è una cagata perché c'erano due problemi nel concetto. Uno erano le preferenze, scusate, erano le liste bloccate, impedivano agli elettori di scegliere i loro rappresentanti. Italicum ha di nuovo le liste bloccate e impediscono agli elettori di scegliere i loro rappresentanti. Sono più corte. La lista bloccata del Porcello era più lunga, quella che hanno fatto nell'Italia come più corta, dice, così gli elettori li conoscono meglio, perché le devono leggere meno, ma perché ci hanno preso per i deficienti, che se ne metti 10 in lista non riusciamo a capire chi sono, se ne metti 6 invece ho capito tutto. Ma il problema non è capire chi sono quelli in lista, il problema è che li decide quelli in lista. Dice, ma il PD fa le primarie, ma scusate, stiamo andando a votare per le elezioni europee, avete notizie di primarie sui candidati del PD? Mi sta scegliendo Renzi, candidato del PD. Come Berlusconi sta scegliendo quelli di Forza Italia, come Alfano sta scegliendo quelli di Scelta Civica, scusate, di NCD, come Monti sta scegliendo quelli di Centro, credo che sarà uno alla fine lui, visto che sei do, Casini sta scegliendo i suoi, Pendola sta scegliendo i suoi, come sono le primarie? A parte che le primarie di Capodanno resteranno nella storia. Il 31 dell'anno, mentre la gente preparava il video, si facevano le primarie, casualmente gli ascelti erano tutti bersagnani, adesso sono diventati tutti renziani, ma erano tutti bersagnani i parlamentari usciti dalle primarie, perché non si fanno così le primarie. Grillo ha quel modo strano di scegliere i suoi candidati, ma almeno non li sceglie lui, dice, ma c'è gente che viene eletta con 33 voti, ma sempre meglio che scelta da lui. È un tentativo maldestro di far scegliere ad altri. Il problema della legge elettorale non è quello che succede il giorno delle elezioni, ma è quello che è successo prima del giorno delle elezioni. Il giorno delle elezioni è già tardi, si hanno già sistemato tutto. L'altro problema della legge elettorale Porcellum era che c'era un premio di maggioranza del 55% per il primo classificato, primo partito, prima formazione, indipendentemente dai voti che prendeva.
quindi se ci fosse stato un sistema pentapolare con 5 blocchi dove quello che vinceva vinceva col 21% del tempo, uno col 21% si portava a casa il 55% dei seggi, perché non c'era una soglia minima sotto la quale non scattava il premio di maggioranza. Per questo la Corte ha detto: premio è troppo grande, mancanza di soglia. E cosa fa l'Italia? Riduce lievissimamente il premio di maggioranza, che non è più 55, ma è 53. No, stabilisce due premi di maggioranza. Uno si vince al 21, che si supera la soglia, che non è stato messo, che è se non la superi, si rifanno le elezioni col ballottaggio tra i due schieramenti votati. Chi vince il ballottaggio quanto prende? Minimo 51, per gli altri, ah no, ma poi prende 60, 40, chi lo sa? Perché vince, sicuramente prende di più del primo turno, visto che nel primo turno non hai raggiunto 87, siamo scattati da lì il premio. Pensate ai geni che hanno scritto in tanti. Se uno al primo turno prende il 37%, gli danno il 55% dei diritti. Viceversa, se uno va al secondo turno e prende il 51%, gli danno solo il 53% dei diritti. Più volte, meno deputati hai, meno voti prendi, più deputati hai. Io non so se erano ubriachi quando hanno fatto questa legge, ma è una roba demenziale. 53% di premi di maggioranza significa avere 11 deputati in più delle opposizioni, che significa che non governi 5 anni. È insufficiente, come si fa a durare 11 deputati in più? Ma voi li vedete i deputati che passano di partito in continuazione? Ma è mai pensabile che una coalizione dura 5 anni con 11 deputati in più? E immediatamente cominciano i compramenti, dei trasformismi e transumanze. Manco la governabilità garantisce questa roba. Però, per garantire la governabilità, hanno stabilito tre soglie. Le coalizioni devono superare il 12%, se no non piazzano nessun deputato. Abbiamo deputati che questo va solo per la Camera, la legge elettorale è stata solo per uno dei due anni per il Senato, non la fanno. Perché dice che non è più elettivo, però la legge ha fatto che non è elettivo ancora. Quindi per la Camera la tua coalizione prende meno del 12%, non piazza di meno del 12%, prima soldi. I partiti invece per entrare in Parlamento si sono coalizzati con altri, devono superare il 4,20%. Se non sono coalizzati con altri, devono superare il 9%. Quindi il partito nuovo che voglia presentarsi per la prima volta può superare il 9%. Il partito coalizzato gli basta 4 mesi, facciamo finta che nasca una coalizione, facciamo centro-sinistra, no? Centro-sinistra, il PD, poi si coalizza con Senza, poi si coalizza con i socialisti, vediamo che si ricoalizza con l'Italia dei Valori, vediamo che si ricoalizza con l'Italia dei Valori, e vediamo che si ricoalizza con la rifondazione comunista. Quindi, un grosso partito e 5 piccoli partiti. Vediamo che il PD non prende il 30% che viene accreditato nei sondaggi, ma prende solo il 20%. Ma facciamo un buon esempio. E vediamo che gli altri 5 suoi alleati prendono ciascuno il 4%. E cosa vuol dire questo?
che nessuno dei cinque piccoli partiti superò solo dei 4,5 partiti coalizzati, quindi anche se tutti insieme fanno il 20% non piazzano nemmeno i deputati. L'unico che piazza deputati è il PD, presidente. Ma dato che la coalizione 20-20 fa 40 ha superato il 37%, scatta subito il premio di maggioranza e si pappa il 55% dei deputati. Tutti del partito che ha preso il 20%. Quindi la nuova Camera ha una maggioranza schiacciante, formata da un partito che però rappresenta soltanto il 10% degli aventi diritto al voto, scusate, dei votanti elettivi, che di solito sono il 60% degli aventi diritti al voto, quindi rappresenta il 12-13% degli italiani e ha il 55% dei deputati. Vi sembra costituzionale una roba del genere? E se ti vota il 13% della popolazione, tu ti pappi il 55% dell'unica Camera elettiva, che è anche l'unica che potrà votare le leggi ordinarie. Questo è l'Italia. E poi si meravigliano, senza essere messi in rotta gli altri, dicono che c'è un vago rischio autoritario. Ma guardate che non lo dicono solo per l'Italia, cioè non è che l'Italia da solo che è autoritario, è il disegno complessivo che va associato naturalmente a Cenaro, per esempio. Perché quel 55% dei deputati riesce a una sola persona, che è il segretario del Partito Democratico, che sta votando dal 13% degli italiani. Uno solo a comando, questo succede se a vincere fosse il leader del centro-destra, il leader del centro-destra, sarebbe sempre la regola dell'uomo solo al comando, incompatibile con lo spirito della nostra Costituzione, oltre che con la lettera della nostra Costituzione. Oggi il Senato, perché non hanno fatto la legge elettorale per il Senato? Perché dicono che il Senato non sarà più elettivo. Il Senato di autonomia, perché sarà formato da governatori di regione, di provincia autonoma, dai sindaci di capoluogo di regione, da due sindaci di capoluogo di provincia, da due consiglieri regionali per ogni regione, da 21 persone scelte non si sa perché, da Presidente della Repubblica e un Senato di 148 persone che nomina 21, cioè si prende il 15% del Senato, Presidente della Repubblica, non si sa perché, ma che titolo. Poi ci sono dei senatori dipendenti, in attesa, diciamo, di spariscono, no? Hanno deciso di lasciarli lì. Ed è così che arriviamo a 148. Tutte persone non elette da nessuno, oppure elette per fare consiglieri regionali, i governatori o i sindaci.